Il vantaggio arancione al 25esimo e il buon gioco della squadra di mister Alvini contro la quotata capolista Spalla aveva fatto pensare ad un diverso epilogo della gara, che invece è terminata con la vittoria dei padroni di casa. Avrebbe meritato di più questa pistoiese, che ha tenuto testa ai biancocelesti, sbloccando il risultato con Mungo e costringendo spesso gli avversari a rimanere nella loro metà campo, costruendo buone azioni, anche se peccando sempre un po' di leggerezza in avanti. Ma non è certo questo il punto che può descrivere il match, che ha messo in luce il carattere del gruppo toscano, con Dybala e compagni che sono stati penalizzati da una decisione arbitrale. Troppo generoso il direttore di gara nel concedere quel calcio di rigore che ha rimesso la Spalla in gioco e che ha portato con sé non poche polemiche, oltre a quell'ingenuità del capitano che non è riuscito ad intercettare il tiro cross che ha consegnato la vittoria agli emiliani. È vero che la partita, o meglio il vantaggio, poteva essere gestito un po' meglio, ma dall'altra parte la Spalla non ha prodotto molto di più, ha avuto solo la bravura di riordinare le idee nella ripresa e raccogliere più di quanto seminato. La rabbia per il risultato, che ha portato al silenzio stampa dei giocatori, si contrappone ai tanti segnali che gli arancioni hanno lanciato, e cioè di essere sempre in crescita e di non deludere mai le aspettative dell'allenatore. Mungo, non solo per la rete, uno dei migliori in campo con la sua dinamicità, insieme a Vassallo, tecnica, precisione e fantasia, e al solito Cruz, sicurezza nella sua zona. Un attacco che ancora fa fatica a sbloccarsi, ma l'impegno di Sinigaglia, i tentativi di conclusione di Rovini non devono passare inosservati. Ed è anche vero che tutti si aspettavano un'altra Spalla e che il successo è arrivato solo in rimonta e a pochi minuti dalla fine, ma nel calcio vince chi segna di più, e così è stato. Alla Pistoiese rimane un solo punto in classifica dopo 3 giornate, alla squadra di Semplici il primo posto del girone a punteggio pieno.